Questi giorni di fine ottobre ci riportano alla tempesta Vaia, 4 anni fa. A noi tornano in mente i volti di una mamma, Daniela Ramponi, travolta dal fango in Val di Sole, e di un papà, Denis Magnani, ucciso da un fulmine in Val di Non. In questi giorni, che sono anche i giorni del lutto, del raccoglimento familiare sulle tombe dei nostri cari, vogliamo far sentire a queste due famiglie la nostra vicinanza. Insieme a dire anche un ringraziamento per quanti in quelle circostanze così tragiche e difficili si sono salvati, si è detto miracolosamente più volte. Ecco, il Trentino forse dovrebbe davvero esporre un ex voto comunitario collettivo per quanto è successo 4 anni fa. E insieme a questo ex voto potrebbe diventare preghiera, consapevolezza che queste emergenze climatiche, ambientali, ne abbiamo avuto prova in Marmolada quest'estate, ci devono trovare più attenti, più preparati, più consapevoli degli equilibri delicati della natura e più rispettosi. In questi giorni a Trento si parlerà anche di guerra climatica. Mettiamo in campo anche delle previsioni di azioni di pace climatica e forse Vaia 4 anni fa ci ha insegnato anche questo.